continuano le ricerche di circa 30 dispersi che viaggiavano a bordo di due natanti partiti nei giorni scorsi da Sfax in Tunisia. 57 migranti messi in salvo dalla guardia costiera intervenuta tra onde altissime a sud di Lampedusa. Recuperati con il vericello i 34 migranti che erano rimasti bloccati per oltre 36 ore sulla scogliera di Capo Ponente a sud di Lampedusa per il naufragio del barchino su cui viaggiavano, tre le donne ferite. Stiamo gestendo una pressione epocale, ha commentato il ministro dell'interno Piantedosi, aumentata la capacità dei centri di primissima accoglienza a quasi 1.500 posti, altri 2.000 si aggiungeranno nelle prossime settimane.